Abbiamo interrotto un attimo i gol perché abbiamo al telefono chi? La bomba. Sì, le bombe. Chi abbiamo al telefono? Annunciacelo tu, Simone. Abbiamo Diego Falcinelli. Buonasera, Diego. Ciao, Diego. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, Diego. Grazie intanto per la tua disponibilità. Ora, allora, la gag era studiata. Che cosa dovevi dire? Tu, guardando quella Ponte Vecchio al Flaminio, vedevi in Balducci, Martinetti e Nofri chi? Tanta qualità. Beh, aspetta, qualità poi... Umana, qualità umana. Qualità. Farina. No, dai. Carisma. Tanta qualità. Beh, Nofri, tanta personalità, via, diciamo, insomma, anche nella sua esultanza. Fabrizio proprio... Vedi? Un giocatore, diciamo, finto, di classe. Grazie Diego. Allora, un aggettivo per ognuno. Su Simone Martinetti invece che cosa ci dici? Di Simone mi ricordo il mancino, sinceramente, dai, un gran mancino. Grazie. Ascolta Diego, sono Giulio, ciao. Ciao, mister. Allora, ciao. Ti ricordi quando prima che dovevi andare a fare il provino con l'Inter? I contromovimenti. Hai fatto fare i contromovimenti? Me lo ricordo. L'avevo tenuto con me due o tre pomeriggi prima di andare a fare questo provino. Me lo ricordo benissimo. Hai imparato qualcosa, no, Diego, oppure no? Ti ricordi quando tornassi e dici, oh mister, tutto quello che mi hai detto mi hanno fatto fare. Sì, eri preparato. Poi lui ha detto, contromovimenti. Sì. Adesso tu vai in un campo di calcio di eccellenza interregionale, guarda quante persone fanno il contromovimento. Nessuna. Aspetta, Saba, tu lo fai il contromovimento in area? Chiaramente. Senti, Diego, io ti chiedo scusa, volevo presentarti come l'uomo del gol più veloce in Serie A, 81 secondi in gol contro il Sassuolo, l'uomo della tripletta contro l'Empoli, però t'ha offuscato Sabatino Catoggio, che domenica ha incredibilmente segnato 4 gol e è diventato l'attaccante umbro del momento, ti chiedo scusa. Ma che scherzi. Devo chiedere scusa a Diego perché io al Fantacalcio ho preso Trotta quest'anno, proprio sbagliato. Chiedo scusa ufficialmente, ma proprio mi dispiace. Sei pessimo, Saba, 8 gol in 19. No, però Diego l'hanno pagato, perché Trotta 1 l'ho preso. Ah, Trotta 1, Diego invece, insomma... gioca sempre, ce l'hai gioca soldi. Sempre Marcello, quindi ha fatto un buon acquisto, dai. Senti, invece di Roberto Balducci, che cosa ci dici? Te lo ricordi il custode del campo di Ponte San Giovanni quell'anno? No, Roberto, un gran giocatore anche lui, dai. Poi so che è passato, no, a fare allenatore, quindi... sicuramente ci sarà da imparare. Ora sai, addirittura è come Giulio Franceschini, ora che ci sono pochi soldi hanno smesso di allenare, si è messo a fare il direttore generale Roberto, ora insomma è dietro la scrivania, sì. Che è più comodo, no? Insegnerà anche da lì, dai. Più caldo. Senti, anche se non te lo ricordi, inventane uno. Ti ricordi il gol più bello di quell'annata, Diego? Ah, adesso mi chiedi troppo. Dai, quello al Flaminio, vai, quello te lo devi ricordare. Oddio, aspetta, Flaminio aveva fatto gol, se non sbaglio, Coreci. Esatto, all'88esimo. Giusto, 1-0. E fra poco ci ascolteremo il commento in quattro lingue by Roberto Balducci, che all'epoca si dilettava così, non giocando quasi mai, quella stagione aveva tempo, insomma, per fare altre cose. Senti, ti vedremo fra poco con la maglia della Nazionale? Beh, non lo so, lo spero perché comunque, diciamo, da dove sono partito ho fatto tanta strada, ho fatto tanti sacrifici, sicuramente sarebbe un traguardo importantissimo, non sicuramente un punto d'arrivo ma un punto di partenza. Adesso vedremo, settimana prossima ci sarà lo stage della Nazionale, di Ventura, quindi vedremo quando usciranno le convocazioni, dai. Diego, scusa. Sì. Ti ricordi quando ci siamo visti dal nostro amico Valerio Polchi che si stava sposando? Sì. Cosa ti dissi? Qual è il prossimo obiettivo? Qual era? Era la Nazionale. La Nazionale, ok. Allora io non so niente, però vedrai che secondo me andrai in Nazionale. Per gli amici. E lui non sbaglia mai, sbaglio poche volte. Diego, sbaglio poche volte, più che ne sbaglia mai un niente. Diego, bella grattata, Diego, vai. Mi sono toccato. Diego, ma d'altronde io già quando giocavi negli allievi ti avevo detto, no? Che saresti diventato un giocatore. Hai parlato degli allievi, se non sbaglio eravate arrivati in finale, alle finali nazionali anche con gli allievi quell'anno. Sì. Davanti c'era anche Fioretti, Gemelli Sisani, sbaglio?
Sì, no, eravamo una grande squadra, poi diciamo che abbiamo fatto il massimo, dai. Allora senti, ti lasciamo così, facci una promessa, se arrivi davvero a vestire la maglia della nazionale, la 9 della nazionale, alla prima intervista dovrai dire devo tutto ai contromovimenti di Giulio Franceschini. Sicuramente lo citerò. Grande Diego. Volevo salutare anche Fabrizio, che diciamo che è una persona che stimo tantissimo, quindi è una persona penso onesta e diciamo sono contento di anche delle ultime chiacchierate che abbiamo fatto, dai. Grazie Diego. Diego, grazie ancora, ti facciamo un grande applauso, grazie per la tua grazie vita. A voi. Davvero, grazie. Ciao Diego. Ciao, grazie a voi. Ciao Diego. Ciao Diego. Ciao. Ciao. Dicendo che è onesto Fabrizio, siete la banda, no, volevo dire che siete la banda del tanto per chiarire. Noi siamo buffoncelli. La banda Bassotti, giustamente, scusa, tu hai aperto la trasmissione dicendo che Simone mette lo shampoo nella borsa dell'altro. Vabbè, era un altro calcio, altri tempi.